Una 65%, formata ancora meno comune rispetto alle 60 e alle 80. Poi Bluetooth, tecnologia considerata da molti rischiosa per questo tipo di prodotto, ma ormai dei bei passi avanti sono stati fatti. E infine equipaggiata con una custodia che, oltre a proteggerla, va a creare un supporto per un miglior posizionamento. Questo e altro lo voglio approfondire man mano, perciò inizio da quello che si trova qui dentro. Allora, un giudizio proprio sulla scatola. Mi pare un po' generica, nel senso, a buon diritto c'è scritta la marca, però sarebbe stato meglio se ci fosse in aggiunta il nome del modello. Che ne dite? Magari uno tipo me ne ha diverse di scatole di tastiere, anche più Apple Mac. Per un fatto magari di andarla a ricercare, per un fatto di collezione. Ecco, avere NT68 in più sarebbe stato meglio. Ma vabbè, anche altre marche hanno questo modo di fare, perciò diciamo che è una leggera critica, aperta a tutti. Comunque, gradito l'effetto reverse su Skylong. Foglio delle informazioni. Tre sacchetti, fra cui uno in velluto, si riconosce subito. Intravedo degli switch per il test, sì, e gli estrattori, appunto per i switch, e ovviamente i tasti copritasti, poi chiamateli come volete, sapete il mio parere. A me i switch paiono tasti. Non hanno il poggiamano questi estrattori, ma per certi versi è anche un bene, così sono più facili da trasportare e mettere nella confezione. Questi switch, insieme a quelli già montati sul corpo della tastiera, sono proprietari, chiamati da Skylong Chocolate. Sì, nome abbastanza bizzarro. Ve li descrivo nel dettaglio dopo. Tasti sostitutivi, sono 4. Servono per passare da macOS a Windows. Insomma, andate a cambiare le leggende per essere più consoni al sistema in uso. Fantastica al tatto la sacca in velluto. E al tatto sento dei cavetti. E esatto, USB-A e USB-C. La struttura, se guardate bene, è intrecciata, perciò maggiore qualità rispetto a quella in gomma. Fa un po' di casino la messa a fuoco, perdonatemi, ma non sto utilizzando una Lumix in questo momento. L'altro USB-C e USB-C. Ed è grandioso questo, siamo al passo coi tempi finalmente. Sembra di levare la plastichina che chiude i mazzi di Yugi. Mamma mia ragazzi, mi mancano quei tempi. Magnete. Ed eccola qui. Bella. Bellissima, apprezzata. E non amo il rosso come colore, ma devo sincerarmi che stavolta mi attira per bene. Oltre a semi-proteggerla, la custodia crea una postazione favorevole in base alle esigenze. Magari scriviamo un poemone sulle note con lo smartphone, un documento Word sul MacBook,
E dico MacBook perché la scocca di quest'ultimo permette un attacco magnetico e così la tastiera si mantiene salda. Queste applicazioni evitano i mal posizionamenti. Le vedo particolarmente utili nel mondo del lavoro, dove il soggetto si ritrova spesso a scrivere in mobilità. Il caso più semplice è il treno. Formato, come vi dicevo a inizio video, 65x100, 68 tasti. E questo permette l'inserimento delle frecce direzionali rispetto al 60%, dove di solito appunto mancano di default. Questa Apple Maker è stata fatta in due configurazioni. A me hanno inviato quella di base, quella che loro usano come principale per presentare il modello. Profilo GSA copre i tasti in PBT, quindi la migliore opzione per quanto riguarda la qualità. La tecnica usata per le leggende è la sublimazione termica, il che significa che non svaniranno nel tempo. L'altra configurazione è la Low Profile. Mi spiace annunciarla in una lingua straniera, ma occorre usare questo tecnicismo. Nella Low i copritasti sono in ABS ed è particolarmente indicata per i portatili, lo dice la parola stessa. Low è piccolo, i copritasti sono meno voluminosi rispetto a quegli altri. Qui, dalla foto, potete capire, sono relativamente meno ingombranti, ecco. Guardando più da vicino i miei copritasti, la resistenza è assicurata, belli spessi, da 1.2 mm, simile direi ai Vortex come struttura. Non sono così ruvidi come i più costosi PBT, ma mi pare normale visto il costo di vendita di questa tastiera. Fate conto che i PBT più pregiati li acquistate ad almeno il prezzo di una tastiera meccanica media, per poi andare sui 170-250 dollari e via dicendo. Tre colori, in prevalenza il bianco con 48 tasti, il grigio con 15 e il rosso con 5. Come dicevo prima, questo rosso l'ho apprezzato, perché non è quello classico acceso che di solito si trova. Ha una tendenza al rosso cavallino 1822, quelle tonalità opache che io preferisco di gran lunga rispetto a quelle di base. Se avete visto con attenzione le precedenti tabelle, la versione base può montare Degateron, quelli classici, e i proprietari Chocolate. Invece, la Low monta solo Degateron, che sono fra l'altro più particolari perché più contenuti. Avete anche notato che di Chocolate ce ne sono diversi, così l'utente può eseguire qualche test. Mi è dispiaciuto non trovare questo, sarebbe stato meglio averlo, così potevo fare una prova completa. Ma vabbè, non è una cosa grave. Adesso vi faccio vedere, o meglio, vi faccio sentire le differenze. Appunto, almeno col suono si può fare, perché con la sensazione vera e propria e vi invito a casa a bere un chinotto.
Oltre alla classica connessione cablata, c'è il Bluetooth, versione 5.1, e fa davvero notizia perché molto spesso, non so se lo sapete, questi tipi di dispositivi sono equipaggiati con la 3.0. Toh, se siamo proprio fortunati, abbiamo la 4. Quindi è davvero sbalorditivo trovare su questi oggetti una tecnologia così recente. Poi supporta fino a 3 connessioni. Per l'attivazione ho fatto FN più uno dei 3 profili. Se anche il Bluetooth dei dispositivi da collegare sono efficaci, con questa combinazione passate velocemente appunto da un dispositivo all'altro. Layout formato, diciamolo in italiano, QWERTY internazionale, quello inglese insomma. Quindi senza caratteri particolari come accenti, CDIA, grado Celsius, eccetera. Col QWERTY ci sono molto abituato, tutti immagino, ma rimane il secondo nella classifica di quelli che utilizzo. Col Dvorak mi ci sono trovato benissimo. E se siete curiosi di ciò, vi lascio in descrizione un video davvero interessante. Illuminazione RGB. A me non piace vederla. La trovo tamarra e io tendo sempre ad avere il sobrio. Parlo in generale, non per questa marca, per questo modello qui. Comunque, 16 milioni di colori LED. Di default ha 9 effetti e... fantastico. Per me, intendo, così li disattivo, c'è il programma dedicato per fare una propria configurazione. E non solo per quanto riguarda questo aspetto, ma posso mettermi lì a cambiare layout, le macro e altre opzioni dove non mi dilungo, perché il momento più curioso è arrivato. La smonto un attimo così vediamo il PCB e la batteria. Magari per quest'ultima vi lascio qualche dato in qui e là, comunque trovate tutto in descrizione e la descrizione la reputo fondamentale perché è modificabile a differenza del video, quindi quando voglio posso aggiungerci qualcosa, magari noto qualcosa che non ho detto qui e così rimanete aggiornati su quello che può fare questa Apple Mac. Difficile mi viene questa pronuncia, Apple Mac. Batteria da 1900 mAh. Vi dura un bel po', dovrebbe durarvi un bel po'. Ora che lo leggo, 8-10 ore ci vogliono per la ricarica. E a prima sensazione mi sembra un po' troppe. Vabbè, attaccate la USB-C la sera e così la mattina l'avete pronta. Il circuito è pulito. Ormai è raro trovare saldature strane o superficiali. E socket son simili, se non quelli Kahil. E scusate, ora lo dico, se sulla WASD ho pronunciato male, ma non capisco mai come si pronuncia questo nome. Ma vabbè, controllore abbastanza piccolo, noto, rispetto al quotidiano. E ottimo, guardando quello che riesce a fare questa tastiera. E basta, finisco qui. Ricordo ancora che in descrizione trovate tutto, incluso il link per l'eventuale acquisto. E volete una conclusione? Beh, non penso che ho da dire molto, infatti non ho nulla da dire per il prezzo proposto. Io comunque sono dell'idea che la tastiera deve essere collegata col cavo. Parlo per quando la si usa attivamente, ovviamente. Il Bluetooth, anche se va bene, la latenza non c'è più come una volta... sono tradizionalista, forse più per un fatto estetico, non lo so, e può sembrare anche un paradosso. Voglio quel filo che rompe le balle, sarò strano, ma sono sempre stato abituato così. A presto.